Allora, per realizzare questa ricetta, la ricetta della lasagna fruttariana crudista, ci servono più o meno ho preso una decina di banane, perché comunque la ricetta la voglio fare sia per me sia per mia madre, quindi diciamo per due persone. Allora, una decina di banane pelate, un ananas che ho sbucciato e ho diviso a fette. E poi una manciata bella, insomma, consistente di frutti di bosco surgelati. Poi ci serviranno un bel po' di questi bomboloni, di questi datteri mazzafati, che ripeto, prendo dal sito thedatecoop.com, vi metto il link nel video, e poi una bella manciata anche di fragole. Io queste le ho congelate perché stavano andando a male e ci serviranno per fare la cremina con cui riempire la nostra lasagna. Ah, poi ci servono un po' di buccia di limone bio e un po' di vaniglia in polvere. Ecco qua. Allora, per la base ho preso 9 datteri mazzafati e ho tolto i semini e li ho pressati con il dito sulla base della pirofila di vetro. E questa sarà la nostra base. Un consiglio, se la volete più aromatizzata, potete aggiungerci un po' di succo di limone, quindi far stare un po' a mollo i datteri nel succo di arancia, scusate, così avranno un sapore un po', diciamo, più aromatizzato. E adesso passiamo invece alla seconda fase, quella della preparazione della nostra crema praticamente. Quindi nel frullatore ho grattugiato un po' di buccia di limone bio e poi andiamo a mettere le fragole, le fragoline. Ecco qua. E per dare una consistenza cremosa al tutto ci andiamo ad aggiungere un 4-5 datteri mazzafati, poi vediamo se è il caso di aggiungerne anche altri. Dimenticavo un pizzico di vaniglia in polvere. Allora, fatta questa operazione, vi verrà fuori una specie di crema gelata che io ho assaggiato ed è veramente squisita. Vi faccio vedere un attimo la consistenza. È proprio gelato e andrà praticamente a costituire la base, cioè la crema della nostra lasagna. A questo punto, dopo aver fatto il primo strato di datteri, facciamo quello di banane che abbiamo già tagliato, ci mettiamo sopra la nostra cremina di fragole e dopo disponiamo sulla cremina le nostre fette di ananas che abbiamo già tagliato preventivamente e poi di nuovo crema. E poi ancora le banane, fin quando non si arriva praticamente ad arrivare al bordo superiore, che ricopriremo con i nostri frutti di bosco surgelati. E alla fine avremo questo splendido risultato, questa splendida lasagna che potremo mangiare semplicemente come colazione, a colazione, a pranzo o a cena, perché proprio rappresenta un pasto completo. Ti ringrazio per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, ti invito a cliccare mi piace, a condividerlo sui social network e ad iscriverti al mio canale. Se ti interessano altri consigli e informazioni su come diventare vegan crudista e a rimanere in salute, ti invito a scaricare il mio ebook gratuito, Addio cellulite, dal sito www.georgiapetrillo.it.